Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia, Chiara accanto a me e siamo qui per una prodigiosissima dumb battle. Tra l'altro ragazzi, la tensione si taglia con veramente il grissino, in quanto questa dumb battle potrebbe essere per Chiara la dumb battle del vantaggio. Una cosa veramente... E infatti è prodigioso, quindi è aperto. Ragazzi, non possiamo permettere un evento del genere e pertanto alzate tutti quanti le mani al cielo per farci trovare finalmente per la prima volta un leggendario, così che io possa sicuramente surclassare Chiara e non permetterle una cosa così ignobile come superarmi. A questo punto io direi che Chiara si comincia a mettere le cuffie, io comincio a fare gli scambi e vediamo che succede. La signorina Quinny dal Canada ci fornisce il nostro primo scambio. Diamo indietro un Dewpider e vediamo che cosa arriva. La bolla è una Pokéball. Ci si può fare qualcosina, bimbi. Ci si può fare qualcosina, soprattutto se magari ha un set interessante. Un'altra Pokéball. Uno Staryu. Anche in questo caso sicuramente meglio dei soliti Pokémon del primo percorso. Va bene, dai. Abbiamo un'acqua, un volante elettro, di conseguenza ogni altro tipo diverso da questi citati ci andrebbe bene. Ok, era una Retable. Non ricordo francamente quale fosse, ma un Gumshoes. Il prossimo membro del nostro team è il signor... Oh, finalmente un Pokémon terribile, perché come possiamo fare senza i Pokémon brutti? Io credo che non essendo Alola veramente questo Meo non ci si faccia nulla, salvo un moveset sorprendente. E... una Chic Ball? Questo è un signor Pokémon! Non è un leggendario, ma è un signor Pokémon. Il Monte Lanaquila è con noi! Maccio, Maccio Kun. Direi una squadra senza infamia e senza lode, nel senso che devo ancora vedere i moveset, però in linea di massima direi che i Pokémon, tranne quel Meo lì, insomma, stanno messi bene. Speriamo che Chiara abbia sfiga e vediamo che cosa succede. Il nostro primo scambio. Io ho bassissime aspettative. Oh, un Riolu, buttalo via, metti che magari, per quanto, dipende sempre dalle mosse che ha, non è full evolved, però. A posto. Ok. Diciamo aspettative basse anche questa volta. Poi non è vero. Quindi non conta, vedi, infatti, devo averle basse sul serio. Flare Blitz Flareon! Va bene, ok. Anche soltanto per quella canzone, va bene. Pokéball normale. Ok, va bene. Vabbè, ok. Chi ce frega tanto? Allora ragazzi, abbiamo selezionato la squadra, insomma, presa in scambio prodigioso, io sono contento, ma anche Chiara è contenta, il che mi spaventa un po'. Abbiamo scelto anche le mosse Z, ragazzi, ho una mossa Z importantissima. E quindi... Io, in realtà. Immagino. E quindi direi... e quindi direi che è il momento di darci le mazzate e vincere. Vincere! Parte questa sfida, ragazzi, questa sfida è pregna di tensione. No, io ho una tensione addosso atroce. Anche attenzione, per... arriva Japanese... Oh, ora parte l'Extreme Boost e ho perso, tipo posso fare fuga. Guarda, noi iniziamo con salva la cheerleader, salva il mondo. Ci siamo. Un altro job ce l'hai cinese. Sì. Andiamo di stabona, la beccata, colpiamo questo Eevee. Il danno è accettabile.
Ah, un'altra. Contro Stabona, penso più o meno il danno sia uguale. Possiamo andare avanti così e vedere chi muore per primo. Ah, mi sa che muori prima. Cioè, che muoio prima io. Mi sa che mi hai fatto più danno. Non posso rischiare il roll, quindi devo andarti a downare le statistiche con un gran ruggito. Abbiamo avuto la stessa idea. Tu mi dammi la difesa, non ho risolto niente. No, a te di nuovo. Certo, bisogna perseverare nella vita. Colpo coda, ok. Vediamo, ok, se è meno uno praticamente. Ora arriva il colpo coda, ovviamente. Però intanto arriva la beccata e critto anche. No, non critto. Però dovrei aver ormai raggiunto un considerevole vantaggio. Andiamo di beccata, colpiamo Ivy. Vabbè, hai dalla tua comunque di essere più veloce, quindi... Sì. Se anche fossimo stati in situazione di parità, comunque l'avresti vinta all'ultimo. Sì, turno. Però volevo vincerla con un po' di, come dire, vantaggio per il prossimo, sì, Pokémon. Attenzione. Dai. No, un altro te lo becchi. Sì, me ne becco. No, dai. Dai, e andiamo con beccata a downare il nostro Eevee. Che non aveva Extreme Evo Boost, fortunatamente. No. Flare Blitz Flareo. È la stessa cosa che ho detto io quando l'ho trovato. Boh, spero di essere più veloce anche se non credo proprio. No, invece sì. Dai, il dannino te lo faccio. Che dannino importante. Ora muoio. 130 attacco di base, quanto c'ha? Non mi ricordo, ma insomma. Uno pari. Sbustino! Sei tu quella da salvare per salvare il mondo. Non lo so. Sei? Eh sì, metto il counterone. Cazzo. Che devo fare? Oddio, non avevo mai notato che Stario c'ha una cosa dietro. Sì, neanch'io. È la prima volta, ragazzi. Si scopre tutto. Oh, lo switchino. Wow. L'acqua di sale, ragazzi. Mamma mia. Quanto male ti faccio? Guarda, io ne approfitto. E faccio una mossa. Sei più veloce di me. Faccio una cosa. Oh, meno male. No, c'hai una mossa erba. Sì. Totalmente. Oh, non mi fa niente. Ci ho provato. Ma guarda io che cosa faccio. No. L'illusione sale di molto. E adesso colpiscimi. Porca vacca. Entomo blocco. Merda. Sono minimizzo. E mi sa che mi ammazzi. Mi sa di sì. Uffa. Stario New Meta, ragazzi. Un Drowsy. Molto bene. Un Drowsy. No, parti prima. Stario è molto veloce. Dai, il danno è buono. Ah, però lo regge. Evita l'attacco, evita l'attacco, evita l'attacco. Minimizzato, sono piccino. C'è un omino piccino piccino che va in giro soltanto la sera. Rendiamo di acqua di sale, ragazzi, colpiamo il Drowsy. Bene così. Arriva la confusione che itta. Ha! Questa fa male. Ha! Però non mi confondi. Ci riprovo. Anche te. Io vado, io itto. Boh, brutto colpo questo. No, non è brutto colpo, rollone. Sei in difficoltà contro sì. Stario. Va bene. Ok. Va bene. Sono in tensione. Me la gioco male, fa una figura di merda, quindi sono intenzionale. Sai che acqua di sale è super efficace. Dai, Stario, non sbagliare, Stario. Allora, guaglioni, qua va gestita bene perché sennò non andiamo da nessuna parte. Allora, lo possiamo gestire, bimbi, lo possiamo gestire. Dobbiamo fare una tattica all for one. Serve che tutti collaborino, se no non ne usciamo. Io penso uno lo regga, che se non lo regge, ragazzi, io posso anche andare a casa. Sai quanto di attacco? No. 427. Vabbè, a livello 100. Cioè... Lo possiamo gestire, bimbi, lo possiamo gestire. Oh, il maccio che si evolve sul monte Lanakila. È l'unica cosa che posso fare.
Ok. Non penso di reggere un volo con questo nostro amico fantastico. Devo reggere volo, ma non credo lo reggerò mai il volo di Lando. Guarda come cade. Ma come lo butto giù? Oh, hai chiamato i leggendari per tutta quanta la stagione. Io lo volevo un leggendario. Io ho un'idea. Hai già visto. Ok. Ragazzi. Va bene. Non è una mossa zeta di attacco. Ragazzi, con il potere di Magikarp andiamo di Splash Z, ragazzi. Minchia. E andiamo a più 3 di attacco. La nostra unica mossa disponibile. Adesso siamo ciccioni. Pinguino, piedino, saltino. Dovremmo essere più veloci di Flareon. Spero veramente di esserlo. Perché se non lo siamo, non lo siamo. Io ho un'idea e penso che funzionerà anche bene. Perché ti manca un unico Pokémon che ho in squadra che non hai ancora visto. Io copio l'attacco, ragazzi. Voglio occhioni teneri anch'io. Ok. Mamma mia, l'attenzione si taglia con un grissino, ma non ce la posso fare. Ah, siamo Speed Tie? Fammi capire. Mi sa. Oh, grande! Devo vincere la Speed Tie. La vinco. Rimango ancora più uno. Beh, tra più uno e più tre, però direi mi è andata bene. C'è l'ultimo Pokémon che non hai visto. Ok. Che io non ho messo. Okay. In realtà volevo metterti lui davanti, Mimikyu, ok? Ok. Però, naturalmente, non potevo switchartelo dentro. Certo. Rischiando che me lo buttassi giù. Giusto. Perché ti deve fare una cosa. Va bene. Dentro una C-Ball, tra l'altro. Sono confuso, non so cosa mi vuoi fare. Io nel dubbio vado di sgomento. Dovrei essere più veloce. Ecco. Ma una volta reggila, reggila, ti prego, basta una. Tentenna, perfetto. Tentenna. Sì, sì, cazzo. Sì, 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 sì. No! No! Ottimo, 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 perché ottimo. Perché tentenni? Fallo entrare, fallo entrare. No, porca puttana! Non so cosa vuoi fare, ma non posso fartelo fare. E ora lo vedi. Volevi colpirmi con preveggenza. Giusto. Sì. No, io ho la soddisfazione di usarti preveggenza su Mimikyu, la voglio. Era veramente una bella mossa. E mi becco la prepotenza. Me la so studiata, mi so letta tutte quante le mosse che avevano prima, così almeno. Ruggiamo. Non penso di reggerlo comunque. Se lo facciamo tentennare tipo sempre abbiamo vinto. Cosa che ritengo alquanto difficile. Però ci si prova. Ah no, allora giustamente, per non beccarsi il meno uno. E per rimetterti la prepotenza. Giusto. Ragazzi, sono veramente con le spalle al muro. Non posso fare niente. Mi becco anche il prepotenza senza potermi boostare. Però non riesco a farti preveggenza. Te la volevo fare, non ci sono riuscita. Va bene, va bene. Ti immagini mi frego la partita adesso? Siamo comunque a full vita tutti e due. È impossibile. Ho capito, ma sono nabba, quindi... Con meno uno non vado da nessuna parte. Ti farò danno, c'ho sgomento, c'è terremoto. Sì, ma perché hai utilizzato la mossa Zera sul fantasmanto? Ah già, vero, me lo sei dimenticato, no! Sei proprio noob. Hai eliminato tutte le cose buone che hai fatto. Va bene così. Perfetto, vai, furore da terra, vai. Mena duro su questo telo. Vabbè, nel senso, ora guarda quanto ti faccio uno sgomento. Abbiamo scoperto anche che sei più veloce, quindi non ti posso far tentennare. Vabbè, posso fare fuga, direi. Se resisti. Non resisti. Ti dico che non resisti. Allora la potevo far prima. Volevo farti danza la spada in faccia. Ragazzi, pesa questo.
Non ho toccato questo Landorus, io ho sotto 20 PS, ma soprattutto sei in vantaggio. La cosa è non voglio Vuoi salvare, salvare il no, me la dimenticherò il prima video? possibile. Ragazzi, io devo dire non solo che Chiara è in vantaggio, ma anche che dovrete scegliere una penitenza. Per me è veramente doloroso finire questa Dumb Battle. Vi ricordo che questa settimana viene fatta la nuova Dumb Battle Metronomo, di conseguenza dovete scegliere una penitenza per venerdì, quindi muovetevi, commentate, fate quello che vi pare e Scegliete bene. dimenticate presto tutto quello che è successo. Io sono traumatizzato. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto. A me non è piaciuto, quindi metterò dislike. Bene, In viva il. descrizione trovate la nostra pagina Facebook per sapere la programmazione e il Ringraziamo. canale Telegram per ricevere Ringraziamo. dei video. Ringraziamo il tizio Gen ai Pokémon Shiny per dargli a Chiara. Grande, Tra grande. l'altro c'aveva un tappo d'oro. Gennone incredibile, ragazzi. Poi dite che Gennare fa bene. Guardate cosa succede. E di conseguenza, niente. Noi ci vediamo domani con la live di Pokémon Platino e la diretta, la direct di Nintendo. Pace all'anima nostra, bacetti grossi. E questo video terremoterà in 3, 2, 1.